dopo un periodo di tempo, 8 mesi, 9 mesi, mi sono ritornato alla Giorgio Componibile, ho trovato una società bella e fatta. Nella società ho trovato Fellito. Fellito come di nome? Tino Fellito. Poi? Poi continui. Poi si è bruciato. Ma io non ho capito da Tino Fellito come l'ha trovato. Gli hanno... L'ho trovato in socio perché io ho lasciato una delega a Dusso che poteva fare i miei come sui eredi, io ho trovato una società già. E quando l'ha trovato a Tino Fellito, quando l'ha trovato? Ho trovato 7 soci per farlo sapere a lei. Ecco, e chi sono questi 7 soci? Questi soci era. E voglio dire, quando ha trovato i soci che periodo era? L'anno? Ma 78 penso, 75, 77 lì. Ecco, del 77. E gli altri soci chi erano? Presidente, mi allora, scusi, con lo scandaglio del pubblico ministero su fatti che non, perché non è l'oggetto della testimonianza ammessa, neppure la piccola attendibilità, dico, non è pertinente, almeno a mio avviso. Presidente, quindi io la vedo... formalizzo potenziale di questo ministro, poi la corte giudicherà. Sì, però aveva avvocato, il capitolo di prova attiene a una cosa particolare detta dal, per la verifica della quale è stato citato il signor e per il quale riverbe la rilevanza la storia della società della Giorgio Componibile? Certo. Non lo sapevo. Ecco, l'ha trovati nel 77 questi soci, c'era Tino Fellito, poi gli altri? Paolo Dusso e una persona si chiamava Liardi, la moglie della signora Vinciguerra. La Vinciguerra è parente di Fellito? Sì. La Vinciguerra, poi c'era Dusso, la Mentola. Ho trovato una società con 7 persone. Ma lei mi scusi, quando dice trovato, che significa? Perché è stato nell'assenza mia. E lei dov'era? Forse non abbiamo capito, allora mi scusa avvocato. Non sono avvocato. E allora mi deve scusare, io gli ho detto, se non mi sbaglio, che nel mio circa nel 1959 anni fa mia moglie ha diventato testimone di Geova. Io non ho avuto più la voglia di lavorare, mi sono allontanato della Giolio. Ho fatto una delega e l'ho lasciata a Paolo Dusso a posto mio. Questo signore con questa delega ho finito, dopo 9 mesi che io non ci sono stato, sono ritornato, non mi eva di lavorare, non mandavo il posto, ho trovato una società, quando sono ritornato alla Giolla ho trovato una società, 4 o 6 persone. Già mi l'avevo fatto trovare, questo ecco, ho fatto questo. Ora devo ecco, lei si è allontanato da Catania o si è allontanato soltanto? No, io mi sono allontanato, non avevo più la voglia di lavorare in quel periodo. E non ha lavorato per 8 anni? Per 8 mesi non ha lavorato. Non mi sono interessato più della fabbrica. Ho capito. Ora le volevo chiedere 2 cose. Prego. Tino Fellito, lei sa se ha avuto qualche figlio passato a miglior vita? Se è figlio di Tino Fellito, come lo so io, lo sa anche lei, mi deve scusare. Ecco, la corte non lo sa. Io non ho avuto mai che fare insieme. Dico, le ho fatto una domanda. Sì. Lei sa chi era il figlio di Tino Fellito? Io so chi era, ma con me non ho avuto mai rapporto. E lei mi deve dire, io non sto dicendo certo che lo so. Ecco, è vivo o è morto? Il figlio di Tino Fellito era Alfio Fellito, mi deve scusare. Alfio Fellito. E la moglie lei ha parlato della signora Vinciguerra. Sì. Ecco, il marito della signora Vinciguerra come si chiama? Alfio Fellito. Perché la signora Vinciguerra, quindi in società c'era Tino Fellito e la signora Vinciguerra. Ho capito. Non ho altre domande. Prego. Appunto, noi vorremmo sapere questa società sino a quanto è durata. Fino a quando si è incendiata la Giolli? E cioè? L'anno? 1982. Sino al 1982 e poi come si è risolta? Cioè è finita, con l'incendio è finita la società? Finita la Giolli Componibile. Come? È finita la Giolli Componibile, è finita anche la società. E poi lei ha fatto allora un'altra azienda completamente diversa, sempre individuale, stavolta? Giolli Componibile 2. Ed era solo lei? Solo io. Vuole tantille altre domande? No.
Presidente, io vorrei soltanto che venisse dato atto, perché poi nella trascrizione del verbale le voci fuori campo non vengono regolarmente trascritte. Io vorrei che venisse dato atto che nel momento in cui è stato chiesto al tester se riconosceva, se poteva, se aveva la possibilità di riconoscere la persona qualora venisse mostrato, vorrei che venisse dato atto che l'imputato Mangian Francesco ha detto sono io, quello che ha detto sostanzialmente. Questo perché nella trascrizione del verbale a condizione che noi sappiamo quello che ha detto. E allora lo risentiamo, no, perché poi nel verbale, mi scusi, si sente nella registrazione questo? No, non si sente. Quindi cosa devo mettere nel verbale? Presidente, cosa ha detto il signor Mangian Francesco? Lo ripeto. Presidente, ha detto sono io? Ma Mangian Francesco sono io. Possiamo licenziare il test? Può andare? Può andare, se non ti sposto. Il signor Ferrarotto c'è? Antonio. Presidente, mi scusi, se possiamo cominciare da Salvatore. Ah, bene, Salvatore. Grazie. Si sieda. E dovrebbe leggere la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Le sue generalità, per favore. Ferrarotto Salvatore è nato a Catania il 27-9-69. Dove risiede? Residente a San Giovanni della Punta, via Varese 29. Possiamo, signor Ferrarotto, non si dispiace, devi ripetere da capo perché la macchinetta era ferma. Allora, Ferrarotto Salvatore, nato a Catania il 27-9-69, residente a San Giovanni della Punta, via Varese 29. Porti le domande dell'avvocatessa Rizzo, guardi là. Certo. Signor Ferrarotto, che attività svolge? Io sono ragioniere. Da quanto tempo svolge questa attività? Da quando mi sono diplomato. E cioè? Dal giugno 88. Signor Ferrarotto, conosce lei il Trovaia Salvatore? È mio zio. Lei ha mai lavorato per il Trovaia? Sì. Cosa ha fatto? Faceva ragioniere nella sua ditta di abbigliamento di Mister Bianco. E come si chiama questa ditta? Fais, poi ha cambiato tanti nomi. Cioè poi anche Allegra Confezioni. Comunque è sempre Fais. E lei fino a quando ha lavorato alla FAIS per Introvaia? Ci ho lavorato fino a un mese prima che poi dopo in seguito chiudesse, fino al dicembre del 93. Lei conosce Marsiglione Francesco? Sì. Sa se l'Introvaia aveva dei debiti nei confronti del Marsiglione? Sì. Mi sa dire per quale ragione, da che cosa derivava questo debito? Era il signor Massiglione, era il maggiore fornitore appunto della ditta di abbigliamento di mio zio, in quanto lui aveva un ingrosso sempre a Mister Bianco che ci forniva quasi tutta la merce. Signor Ferrarotto, lei sa se sono mai state rivolte minacce da Marsiglione oppure da persone a lui vicine all'Introvaia per indurlo a pagare questo debito? Non ho capito, puoi ripetere? Lei sa se sono mai state rivolte minacce da parte di Marsiglione o da persone vicine a Marsiglione per indurre l'Introvaia a pagare questo debito? Che io sappia, no.
C'è stato un periodo in cui l'introvaia ha affidato la gestione del negozio a lei e a suo padre? Diciamo che mai, perché in fondo in conto era sempre lui che decideva tutto. E nell'ultimo periodo l'introvaia era presente? No, perché era fuori Catania. E da chi era gestito il negozio nell'ultimo periodo? Diciamo che era gestito da me, ma sempre con le sue direttive. E nell'ultimo periodo in cui lei gestiva il negozio, il Marsiglione ha mai preteso in modo minaccioso da lei il pagamento di questi debiti? Ho detto poco fa, no. Lei conosce Arcidiacono Francesco? Sì. Come lo conosce? Come era un assicuratore, aveva un'agenzia di assicurazione che ci ha assicurato il negozio di Mister Bianco per 2 anni, credo. Quindi la FAIS, il contratto di assicurazione della FAIS era stato fatto? Sì, però allora si chiamava Allegra Confezioni, perché era del 92, così. Era fatta da Arcidiacono Francesco? No, a nome suo, dalla sua compagnia. Sì, dalla sua compagnia? Sì, sì. Ed era lui, era Arcidiacono che quietanzava le ricevute per il pagamento del premio assicurativo? Sì. Poi in seguito... Posso? Sì, certo. Questa situazione poi... Nell'ultimo anno ci fu disdetta dallo stesso Arcidiacono perché per ritardato pagamento, perché ogni volta avevamo sempre in ritardo, per pagare la situazione passava un mese e mezzo, e per questo motivo ce l'ha disdetta. E il premio assicurativo lei se lo ricorda di quant'era? Onestamente no. Comunque ci sono i documenti contabili, da lì si può vedere, no, non lo ricordo completamente. All'incirca non lo ricorda quanto era completamente. Era anno l'assicurazione, l'ho assicurata per circa 2 anni. E fu disdetta per morosità, perché voi non avete pagato il premio assicurativo. Perché lo pagavamo in ritardo. E alla fine fu disdetta per queste ragioni, mi pare di aver capito. Sì, sì. Nessun'altra domanda, Presidente. Devo usare la domanda. Posso, Presidente? Dopo. Secondo. Sì. Senta, ragioniere Ferrerotto. Lei ha detto che era Marsiglione uno dei maggiori fornitori? Sì, vero. Ma questo Marsiglione aveva un'azienda, aveva un nome questa azienda, può dire come si chiamava? Framar SRL di Mister Bianco. E i rapporti quindi con la Framar SRL chi li aveva? Quasi sempre in travai. E i pagamenti come avvenivano? A mezzo assegno. E gli assegni chi è che materialmente li predisponeva? Io per un periodo sono stato, cioè i conteggi li facevo io perché ero ragione della ditta, e per un periodo sono stato anche l'amministratore della ditta, quindi mi firmavo anche io, però sempre con le direttive di intravallo. Certo, ma voglio dire, lei sostanzialmente è stato amministratore per un periodo, negli altri periodi il ragioniere della ditta, è questo che lei ha detto prima. Certo. E si ricorda che volumi di affari vi fossero tra la Framar di Marsiglione e la vostra azienda? Per anno ovviamente di esercizio. Sì. No, per anno non me lo ricordo, comunque era il maggiore fornitore. Diciamo che forniva quasi l'80% di tutto. Questo 80% per la vostra azienda a quanto poteva corrispondere? A un paio di miliardi penso. Un paio di miliardi per che cosa? Per anno o per anni? Per anno di esercizio? No, diciamo più di 1 miliardo l'anno. Ecco, quindi possiamo dire che il volume d'affari per anno era di circa 1 miliardo. Sì, sì, però sto dicendo grosso modo, preciso non me lo ricordo perché. Sì, vabbè. Comunque era il maggiore fornitore. Sì, l'ho capito, l'ha già detto più di una volta. Ora, ma lei oltre che con il Marsiglione ha avuto rapporti con altri della Framar o ha avuto solo rapporti con il signor Marsiglione Francesco? Solo con il signor Marsiglione Francesco. Bene. Senta. Quella rossa. Nel giugno del 1993 lei veniva sentito a proposito di 2 assegni, uno di 19 milioni e 800 mila e l'altro di 19 milioni e 600 mila. Mi scusi, avvocato, da chi veniva sentito? Veniva sentito dalla squadra mobile della Questura di Catania. Si tratta di atti che lei ha depositato da qualche parte? Sì,
Vabbè, sto facendo un riferimento cronologico, non penso che sia vietato. Aspettiamo. È storica la... È storica la per lei, per le altre parti del processo, no. Ecco, lei sostanzialmente parlava di due... No, no, allora c'è opposizione. Ah, c'è opposizione. Devo rivolgere la domanda, avvocato Marino. Sì. A proposito di due assegni che, di cui ovviamente lei ha avuto il possesso, dava una certa spiegazione, erano intestati alla Framar. Tomarino, lei deve rivolgere domande, così non può procedere. Allora, sono mai stati fatti o creati assegni a titolo diverso per forniture di merce? Vabbè, lei l'ha capito di che cosa è trattato. Tra la FAIS e la Framar? No. Ecco, quindi tutti gli assegni che venivano creati avevano come rapporto sottostante la fornitura di merce? Sì. Non ho altre domande, signor Presidente. Pubblico Ministro. Qual è stato il periodo in cui l'introvaia si è assentato? Diciamo l'ultimo anno. L'ultimo anno cosa intende? Dal, diciamo, il 93. 93. E le ragioni per le quali si è assentato l'introvaia lei le conosce o le conosceva? Lui diceva per comprare abbigliamento fuori a Roma, così, farsi altre ditte fuori, per questo. Almeno per quello che so io, questo qua è il motivo. E per quanto tempo si è assentato? Ma non è che si assentava, lui era fuori, poi veniva... Ma siccome lei ha parlato di un periodo in cui lei si occupava dell'amministrazione... Vabbè, la gestione, no, della gestione. L'amministrazione mi occupavo sempre, della gestione è una cosa diversa. E qual è stato questo periodo allora? Questo che si è assentato? Fare. Nel 93, alla fine del 93. Cioè l'ultimo anno prima che poi chiudesse... Ma vorrei capire quanto tempo è stato fuori, nel senso che è stata interrotta questa assenza? No, lui veniva una volta ogni due settimane, così. E lei si occupava della gestione? Cioè, in poche parole, cosa? E lei si occupava quindi in questo periodo della gestione con le direttive? Sì, ma sempre con le sue direttive. Noi ci sentavamo sempre per telefono e io facevo quello che diceva lui. I soldi anche a lui li spedivo. Li spediva a lui? Sì, nei suoi conti che aveva lì a Roma con delle altre ditte. Quindi era sempre lui che, come si può dire, gestiva, spendeva questi soldi, in poche parole. Ma anche in altro periodo spediva questi soldi a Roma, comunque soldi destinati ad altri quando conti? Quando lui era, voglio dire, fuori, sì. Quando lui in alcuni periodi era fuori, sì. Come sono stati i rapporti con l'introvaia? Fra lei e l'introvaia? Buoni. Rapporti di lavoro. Soltanto rapporti di lavoro? Sì. Mi scusi, adesso come sono i rapporti con suo zio? Adesso io ho circa 3 anni che non lo sento, non lo vedo. Circa 3 anni, quindi... Da quando abbiamo chiuso, da quando io addirittura mi sono licenziato un paio di settimane prima che lui chiudesse, poi non l'ho più visto. E lei sa perché non lo incontra più? Ha cercato di sapere cosa gli è successo? No. Né lo sa? Dico, non lo sa. No, ho letto sui giornali qualcosa così, ma non so niente. Che cosa ha letto sul giornale? Cosa ho letto? Ho letto, diciamo... Cosa ha letto? Cosa ha letto? Ho letto che lui sostiene delle cose, che è scappato qui da Catania, così, e basta. Lei come viene, com'è il nipote di... Io sono il figlio della sorella.
Il figlio della sorella. Comunque io a mio zio non l'ho più sentito, non l'ho più cercato, a parte questi problemi, perché con me non si è comportato tanto bene. Perché? Perché mi è rimasto a dare 4 stipendi, mi ha fatto protestare che questo è per 800 milioni. Quindi non si merita nemmeno che una persona lo cerchi. Ecco, quindi ha rapporti, diciamo, non amichevoli, mi pare di capire. Diciamo che mi ha sfruttato in un certo senso. Ecco, lei ha detto di essere figlio della sorella del signor Introvaia. Vi sono altri fratelli del signor Introvaia? Certo che altri fratelli. Quali sono questi fratelli? Tutti i nomi di sorella. Allora, uno si chiama Vittorio, uno si chiama Giuseppe, uno si chiama Rosario, uno si chiama Antonino. Ecco, questi 4 fratelli sono. Di questi qua ce n'è qualcuno che abita al nord? Vittorio. Vittorio ha figli? Sì. Quanti figli ha? Una parola. 4. E dove risiede esattamente? Nella provincia di Varese. Varese? Sì. Presidente, non riusciamo a cogliere qual è il senso, quindi ci torniamo prima. C'è opposizione? Sì. È rigettato. Concediamo. Lei ha sentito parlare del signor Fiorito Salvatore? Del? Signor Fiorito Salvatore. No. Lei sa chi sono, da chi sono stati battezzati o cresimati i figli di suo zio Vittorio? No. Non sono stati a questi battesimi, a queste cose. Quindi non è informato? No, a parte perché abbiamo la stessa età, quindi anche io ero piccola. Ecco, esattamente dove risiede, in quale paese risiede? Lei ha detto della provincia di Varese. In quale paese precisamente risiede? Mi sembra a Gallarate, una cosa di questo. Non ho altre domande per adesso. Presidente, permette ancora una domanda? Sì. Senta, lei ha parlato di volumi d'affari abbastanza ingenti. Per queste forniture di che merce vuol dire, di che merce si trattava? Soprattutto abbigliamento uomo e donna. Sì, per questa merce sostanzialmente si sono accumulati mai dei debiti durante questo rapporto di fornitura commerciale da parte della FAIS nei confronti della FRAMA? Sì, gli esami si sono sostituiti. Ricorda in quale periodo o in quali periodi e per quale o quali importi? Diciamo che i debiti ci sono stati sempre stati, perché si pagava con assegni postdatati. E questi, quindi, e questi assegni venivano pagati? No, non sono stati pagati poi. Alcuni venivano pagati, poi ci sono debiti che non sono stati pagati. E quindi sono accumulati questi debiti. E può riferire di questi periodi, quindi, e di questi ammontari? Gli ultimi che non abbiamo pagato sono stati quando ho protestato io come amministratore dell'Allegra Confezioni. E la somma era sui 700 milioni. Sugli? 700 milioni. Cioè questi 700 milioni erano soldi che dovevano essere dati dalla FAIS alla FRAMA. Dall'Allegra Confezione alla FRAMA. Quindi da Introvaia a Marsiglione sostanzialmente. Cioè, in poche parole così, perché io ero un prestanome, si può dire. Ho capito. E questi importi che mi pare di aver capito erano portati dagli assegni, si riferivano sempre a rapporti di fornitura merce o anche ad altro? L'ho detto poco fa, sono rapporti di fornitura di abbigliamento. L'avvocato Marino non era certo di quello che aveva risposto. Esatto. L'ha voluto ribadire. Vogliamo chiederle ancora, avvocato Marino. Le faccio presente che oltretutto la circostanza era stata esclusa dalla Corte. Ma allora, ragioniere Ferrerotto, mi dica una cosa. Può quantificarlo questo debito? Presidente, chiedo scusa. Non ho grosse difficoltà a partecipare a lei l'esame, però per la verità era testo mio. Se vuole anticipare, a me sta bene. Anticipare cosa? Cioè, e se viene a lei prima che lo faccio io, a me va bene lo stesso. Mi faccia capire, non era finito il suo esame. No, perché dopo il tempo tocca a me, il testo mio così.
E prima di lei devo intervenire io, no? Lei conclude l'esame, avvocato. Ah, sì, sì, cioè volevo sapere una cosa, è in grado il ragioniere Ferrarotto, è in grado di quantificare a quanto ammontava il debito complessivo di Introvaia Salvatore nei confronti di della Framar? Complessivo, cioè preciso, alla lira no, però superiore 700 milioni. Sui 700, intorno, cioè una cifra che superava i 700 milioni. Una cifra per quanto, diciamo. Per quanto ne è al corrente lei naturalmente, giusto? Per quanto ne è al corrente lei, cioè quando lei fa questa quantificazione, dice che è sicuro di questa somma o è per quanto ne sa lei? Ecco, questo volevo sapere io. Sono io e la ragione della vita, quindi lo so. Se poi ci fossero altri debiti che lei non conosce, cioè fuori dalla ditta, lei è in grado di affermarlo oppure risulti? No? No. Cioè il debito della ditta, i debiti di dare e avere fra le ditte erano questi qua. Lei è al corrente delle trattative che furono svolte, se ne furono svolte, dei mezzi usati dal creditore per indurre, non minacce o altro, per indurre, se furono esercitati mezzi legali, oppure se furono fatti incontri. Insomma, questi signori che si aspettavano il pagamento di 700 milioni, che cosa fecero nei confronti di Introvaia? Lo sa lei, ne è al corrente? Cosa? È al corrente di qualche azione giudiziaria o non giudiziaria iniziata, di altre tipi di iniziative no. Di questi creditori? Non ne sa niente. No. Cioè, il rapporto di credito e debito se l'è vista in Introvaia Salvatore, giusto? Lei non c'è entrato in questo. Il debito non era mio. Io sono a coscienza del debito che c'era, ma non c'era. Io se lei è al corrente di incontri per discutere di questa cosa, no, di iniziative, di altro, niente, non ne sa niente. Una volta Introvaia mi ha incaricato di andare da Marsiglione per fissare un appuntamento per l'indomani lì a Mister Bianco. Poi il signor Marsiglione è venuto e ha parlato con lui, con Introvaia, ma io non so di cosa hanno parlato, di cosa hanno parlato. Dove è stato fissato questo appuntamento? Io sono andato da Massimiliano via Mister Bianco. No, dove è stato fissato l'appuntamento? Cioè, no. L'ha mandato a chiamare alla Massimiliano. Alla FAIS di Mister Bianco. Alla? La FAIS di Mister alla Bianco. Alla FAIS di Mister Bianco. E poi Marsigliano è venuto alla FAIS? Sì, è venuto e si è incontrato con mio zio. Però io non so di cosa ne parlo. C'erano altre persone a questo appuntamento? No. Vabbè. Avvocato Russo. Grazie Presidente, parzialmente ha risolto lei le mie domande, comunque completo per quello che vale l'esame. Signor Ferrarotto, Salvatore. Signor Ferrarotto, lei ha avuto qualche volta dei precedenti penali, denunzie, condanne, processi? Fino adesso no, ora con questi assegni qualche cosa sicuramente ci sarà. Oh, senta una cosa, lei adesso lavora? Sì. Presso una ditta? Sì, lavoro. Senta, le chiedo scusa, lei ha rapporti economici o con interessi o rapporti di parentela o di intimità con il signor Marsiglione e con il signor Arcidiacono? No. Cioè avete degli interessi in comune, intendo dire? No, completamente. Sono degli estranei per lei? L'ho detto poco fa, certo, sì. Beh. Un'ultima cosa, l'introvaia intendo dire, l'introvaia suo zio. Le ha tutti mai... quanti i miei zii si chiamano l'introvaia. Come? Tutti i miei zii si chiamano. L'introvaia di cui abbiamo parlato, Salvatore. Le ha mai detto, lei è ragioniere della ditta, le ha mai detto di essere stato minacciato dai signori Marsiglione o Arcidiacono per avere lui? Gliel'ha mai detto a lei? No. Non ho altre domande. Può andare? Posso andare? Sì, sì. Buonasera. Allora sentiamo Ferrarotto Antonio. Presidente, rinunziamo a Ferrarotto Antonio. Era sulle stesse. Per Ferrarotto Antonio. Va bene. Ci sono altri testimoni, signor Presidente? Questo Ferrarotto Antonio? Chi? Di Paolo. Mi scusi, la difesa aveva già rinunciato al fratello di Introvaia? No, al fratello non era stato ammesso. Senza opposizione al pubblico ministero. Senza opposizione, avvocato, sui documenti meglio prima di parlare.
avanti, era una battuta, non siamo per Malosia. Ma era una battuta maliziosa. Non c'è nulla da drammatizzare o da strabatizzare. Ora, io non ricordo chi è che aveva fatto citare il signor Di Paola. Aspetta un momentino ancora, abbia pazienza. Approfitto per nominare sostituto processuale l'avvocato Franco Marchese. Da chi è stato citato? Cercando di riscontrare qua. Forse vuole fare dichiarazione spontanea, non lo so. C'è qualcuno per l'avvocato Calì? No. Tu hai. E allora? No, Presidente, credo che potrei sostituire, dico, l'avvocato Calì. Il problema è che non conosco le circostanze della... Ma la circostanza qua è indicata. Se è lei, però bisognerebbe... che avesse a disposizione le pagine 124-128 del verbale di udienza del dibattimentale del 28 marzo 96. Presidente, oso troppo se chiedo 10 minuti di sospensione per intervenire. No, no, avvocatessa, anzi, mi sembra doveroso. L'avvocato Calì. All'avvocatessa, e il signor Di Paola deve avere ancora un po' di pazienza, se lo riaccompagni, sì, intanto che risolviamo questo incidente. Presidente, mi scusi, nelle more, solo sull'ordine dei lavori, no? Era una mia domanda per sugli errori. Nelle more che la collega studia sul suo caso, si possono fare rende dichiarazioni spontanee o sono delle sì, sospese? Sì, 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 è possibile avere la linea sulla terza. Lo fa accompagnare, allora ascolta, mi dovrebbe accompagnare qui l'imputato Madonia Giuseppe. Magari se possiamo invitare gentilmente il signor Di Paola a venire un altro giorno. Si tratta. Questo è escluso, avvocatessa. Veda di mettersi in contatto con l'avvocato Calì. Sì, queste sono le mie intenzioni, sperando di farlo arrivare più presto possibile. Perfetto, grazie. Buonasera. Deputato Madonia Giuseppe, ha la parola. Sì, signor Presidente, volevo chiarire, anche per dare dei chiarimenti al dottor Bertone, che questa indagine che hanno fatto su periodo estivo dall'87 al 92 su Forte dei Marmi, Cinguale e Ronchi è in possesso anche lo SCO, perché l'hanno trovato loro questo discorso che io passavo queste... periodo estivo là, perché mia moglie ci è scappata, interrogata da loro, ci è scappata di dire che eravamo a mare là, quindi hanno scoperto tutto e c'è a verbale tutto questo. Poi nell'87 è stata la prima volta che andavo a mare là, mia moglie e le mie bambine, ed ero in una villa
via Roma Imperiale, sarebbe lungomare tra Forte dei Marmi e Massa, a metà, di un noto professore dell'ospedale di Massa, ma non sapeva chi ero io, me l'ha affittato tramite l'agenzia con i documenti falsi, quelli che avevo io. Azzolina? No, non era Azzolina, non era Azzolina. Il direttore dell'ospedale di Massa, si può informare nell'87 chi c'era, ricordo che non era sposato e aveva la mamma che era una signora anziana che veniva tutte le mattine nella villa con una signora che faceva la giardiniera e veniva a fare i fiori, a pulire perché era dedicata a questi fiori. E io ogni volta mi fermavo dall'ultima domenica del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre. Lei ne potrà trovare traccia se vuole fare questo riscontro. Nell'88 sono stato in una villa sempre là vicino, sempre nella zona di Cinguale, che poi divide il cartello Forte dei Marmi, dove c'è il cartello c'era questa villa ed era del direttore sanitario dell'ospedale di Massa. Quindi siccome queste ville che affittano, signor Presidente, le affittano quasi tutti questi professionisti, queste ville, però hanno la dependance che è attaccata a questa villa, quindi mi vedono tutti i giorni là, perché siamo a contatto, non ci divide niente, siamo nello stesso giardino. E sono stato là dall'ultima sempre domenica di settembre, di giugno, l'ultima domenica di giugno alla prima domenica di settembre. Un paio di anni di questi, volendo il proprietario l'assegno e non i soldi liquidi, perché essendo latitante non potevo fare l'assegno, quindi pagavo con i soldi liquidi, mi chiesero l'assegno e allora, non potendo fare niente, c'ho un amico che ha 90 anni adesso a Milano, un vecchio che conosco da molto tempo, mi affittò questa villa e gli fece l'assegno lui per ben 2 anni. Ora lei può andare a vedere al tribunale di Massa o di Lucca, non so preciso, perché lo scolo denunziò, gli hanno fatto la causa ed è stato condannato a 1 anno e 9 mesi per favoreggiamento. E quindi queste sono cose che si vedono, sono cose che esistono, non sono cose inventate. Nel 92 è stata l'ultima volta che ci sono stato, perché poi mi sono ritirato il sabato, che ricordo che era il 5 pomeriggio di sabato, mi sono ritirato a Vicenza dove abitavo nella villa, la domenica mattina mi hanno arrestato. Nel 92 sono stato in una villa di una signora che aveva un albergo e anche quella volta me lo affettò questa villa, questo signore di Milano, ed è stato processato anche per questo, sempre per questa cosa. Poi io la latitanza mia l'ho trascorsa sempre alla luce del giorno, perché avevo capito che nascondendosi era più facile trovarlo. Io lavoravo, avevo un mestiere, lei si meraviglierà, ma lei se vuole andare a constatare, lei vedrà che fino al 92, che io sono stato arrestato, facevo le dichiarazioni dei redditi. Se va a vedere al catasto di Caltanissetta troverà le mie dichiarazioni dei redditi a nome Madonia Giuseppe. Io lavoravo, facevo il commerciante di oro a Vicenza, mi conoscono un sacco di commercianti, abitavo a 50 metri dalla caserma dei carabinieri, e accanto abitavo in una villa che era bifamiliare, quindi accanto c'era uno della questura in pensione, ma quello non sapevo chi era, io mi chiamavo Russo, e quindi le posso dire ogni momento e ogni attimo dal 1986, 18 ottobre, dove sono stato. Non ero così scemo da scendere in Sicilia dove c'erano le giurie che camminavano con la mia fotografia, e tantomeno sarei sceso per dare confidenza a uno come Grangagnolo, noto magnaccia, mi scusi signor Presidente, a cui non ho mai dato confidenza, a cui non ho dato mai confidenza, che conosco bene, perché nel 1970-71 lui era
faceva il magnaccio a Catania. Difatti, alla domanda di un avvocato se conosceva una certa signora, ha detto che non la conosceva. Possiamo chiamare il proprietario della pensione dove abitava questa qua, e questa era una poveretta che lui sfruttava e andava a comprare i cavalli. Con lo sfruttare la donna si comprava i cavalli, perché era questo Gran Cagnolo, non era altro. Il resto lo rimandiamo in sede di interrogatorio. Signor Presidente, io devo dire chi era questo, Gran Cagnolo, questo non è questo. Conosco per questo mestiere. Scusi, non è questo la sede e il momento. Siccome oggi abbiamo proceduto a un atto istruttorio, le sue dichiarazioni sono pertinenti all'atto che abbiamo compiuto. Poi signor Magania. Sì. Se poi lei intenderà sottoporsi all'esame dell'imputato, quando sarà il momento, poi potrà dal 18 ottobre del 1986 lei non troverà tracce mie più in Sicilia, ma li troverà tutti su Vicenza e in Milano. Io ho già detto, non ho remora a dirlo, ho detto anche un altro pubblico ministero, la prima appartamento che mi sono affittato l'ho affittato a Milano, in via San Gregorio, angolo via Corso Buenos Aires, ex Cinema Odeon, era al quinto piano, al quarto piano si scendeva con l'ascensore e poi c'era un piano per salire che era l'attico, che ero piccolino, 50 metri quadri, e dovevo salire a piedi. Ma non solo, ma nell'88 mi è nata la bambina, quella piccola, che adesso ha 8 anni. E essendo in quel posto a mare, mia moglie gli viene un'emorragia. Io la detante, non potendo dare il nome di mia moglie, non potendo dare, cerco sull'elenco, su Forte dei Marmi, trovo un ginecologo. Compagna mia moglie dal ginecologo, mi presento io come Sandoro, il nome di mia moglie, il ginecologo mi ha detto dobbiamo ricoverare sua moglie immediatamente all'ospedale perché sta morendo. Così, la fortuna mia, io non potevo portarla all'ospedale, come la portavo all'ospedale io ero la detante. Ma con tutto questo ci ho detto a mia moglie, andiamocene all'ospedale, quello che succede, succede, l'importante è che tu ti salvi. Nel frattempo c'era mio cognato, e al medico ci abbiamo detto ritorniamo fra mezz'ora e ci andiamo all'ospedale, e mio cognato, sarebbe il fratello di mia moglie, la prese, si presero l'aereo su Pisa, perché lei poco fa ha chiesto qual era l'aeroporto più vicino, io gli ho detto Pisa. E fu ricoverata subito e immediatamente dalla clinica Gibbino, dove fu operata per una ciste. Non solo, ma quell'anno a Cinguale, che è un paese piccolino, c'è il dentista. Sono stato in cura tutto il mese di luglio e agosto col nome di Russo, presso questo medico, dove c'era anche una signora, un'infermiera, una gentilissima persona. Mi curarono la bocca e quindi c'è scritto là il nome mio, Russo Giuseppe, e su quello là. Oltretutto io mi dedicavo solo ai miei bambini, quindi lei potrà chiamare quello delle giostre e gli potrà dire che io ero dalle 4 di pomeriggio alle 7 alle giostre con le mie bambine, dalle 8 alle 10 con le mie bambine, perché dovevo fare sforzi per riportarmele di nuovo dentro. La bambina era piccola e mi vedevano quei due mesi l'anno, e quindi le accontentavo. Il macellaio dove io ogni mattina mi recavo a comprare la carne, il fruttivendolo, che era una signora, dove io andavo a comprare la frutta e la verdura e tutto quello che c'era, il bar dove andavo la mattina a comprarci il gelato alle bambine, sempre con le mie figlie, e un sacco di gente, tutte quelle che, perché io ero una persona, sono stato sempre una persona che mi ha fatto piacere sempre parlare con le persone, quindi là mi conoscevano tutti, non sapevano chi era. C'è il giornalaio, che era una signora, che ci andavo tutta la mattina a comprarmi i giornali. Insomma, là mi conoscono tutti. Quella del ristorante, che sono due gemelle, delle pinne, sono due gemelle. Ebbene, io la mattina alle 8, 8 e mezzo ero là con le mie bambine che si andavano a mangiare il cornetto con la bicicletta. Ma non solo. Prima di andare da là, a Cinguale c'è una chiesa piccolina che si chiama San Domenichino, mi hanno spiegato il prete di quella chiesa, che era un santo piccolino, che è morto piccolo, è stato fatto santo, San Domenichino.
Io con la bicicletta la mattina ne mettevo sopra le mie bambine una dietro e una davanti, tutte le mattine alle 7:30 ero dentro quella chiesa, perché le mie figlie volevano essere portate tutte le mattine in chiesa. Quindi possiamo chiamare anche questo prete. E passavo mezz'ora dentro la chiesa a parlare con il prete. Insomma, se lei fa questa indagine vedrà che io non ho messo piede più in Sicilia dal 18 ottobre 1986. Se vuole le do anche gli indirizzi degli appartamenti dove abitavo. Ho abitato in via San Gregorio, angolo Corso Buenos Aires, ho abitato in piazza Bologna, la cui proprietaria era una signora, un architetto. Ho abitato in via degli Etruschi e poi abitavo a Vicenza, tutto qua. E, signor dottor Bertone, mi creda, guardi, lei mi potrà accusare a me di tutto, anche di aver rubato la luna, ma io droga non ne ho mai toccato per principi miei personali. Lei mi potrà accusare di tutto, ma non di questo. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, mi scusi, se mi consente di avanzare la richiesta istruttoria di cui ero riservata. Sì. E mentre atteniamo notizie dell'avvocato. Io chiedevo alla Corte di acquisire, a seguito delle dichiarazioni ieri rese dal collaborante Pagano Sebastiano, si è fatto riferimento ad una precisa circostanza, cioè che il Palazzolo avrebbe preparato un ordigno, una bomba a distanza da mettere nella macchina blindata del Nucca e che poi nel momento in cui è stato arrestato a Bronte lui si trovava in questa macchina blindata. Io chiedevo alla Corte di acquisire il verbale di arresto ma anche di sequestro dell'autovettura al fine di riscontrare se al momento si trovava in questa auto blindata. Lo chiedo alla Corte perché è più facile per tramite cancelleria richiamare il fascicolo che può darsi che sarà già archiviato, quindi magari io poi mi attiverò tramite cancelleria a vedere nel fascicolo, a ricercare questi verbali per produrli materialmente. La richiesta che io avanzo è questa, di acquisire questi due verbali al fine appunto di verificare la indicata. Nessuna osservazione. Onorevole, si ammettono i documenti per quando li avrà pronti. Se l'avvocato Catania mi darà appunto. Sì, io ho testimoni. Anche le richieste fatte all'udienza scorsa. Pure queste dichiarazioni spontanee autografe. Quelle sono già al verbale, sì. Presidente, per quanto riguarda gli atti di cui il pubblico ministero chiedeva l'acquisizione, è il caso di parlarne in questo momento? Quali atti? I documenti? Sì. Cioè quelli della lista? No, sono altri atti. No, in questo momento se il pubblico ministero fa le sue osservazioni, se le ha a mente, se ha a mente le richieste istruttorie, avanzate soltanto il tempo di dai difensori, per gli imputati che erano stati stralciati. Sì, se mi dà soltanto, facciamo una pausa di 5 minuti, il tempo che prendo gli appunti. Sì. Presidente, comunque se vuole dare lettura di quella dichiarazione spontanea da parte di questo dovete dirlo voi. Mi prego che la parte dell'imputato viene una richiesta in tal senso. In tal senso. Mi dia su. Presidente, prima che cominci la lettura del documento, sono l'avvocato Antoci. Mi sto allontanando a nome della mia sostituta processuale, l'avvocato Lucia D'Anna. Sì, ma è sul problema dell'avvocato Galì? Sarà fatto qualcosa? No, Presidente. Solo un attimo, chiamiamo l'avvocato D'Anna. Ma è l'avvocatessa D'Anna è andata via? No, è quella presente in aula. Ah, lei no, la nomina sostituta. Sì, ho capito, scusi, avevo capito tutto il contrario. E allora, signor Presidente e signori della Corte, in riferimento alle dichiarazioni rese dal collaborante. Presidente, chiedo scusa, ho avuto notizia e assicurazione dell'avvocato Calì che sta arrivando. Bene, quindi chiedeva semplicemente un quarto d'ora di tempo ragionamento. Grazie. Grazie.
fare delle precisazioni specifiche mettendo in evidenza i fatti, i rapporti, i luoghi e le vicissitudini purtroppo diversamente e dubitativamente interpretati. Per questo desiderio, per questo desidero spiegare punto per punto le varie vicende come segue. Motivazione: viaggio a Roma. Svolgendo attività lavorativa nel settore delle costruzioni, avevo all'epoca la necessità di rilevare un'impresa iscritta all'AMC per poter partecipare alle gare d'appalto che si aspettavano sia all'interno della base NATO di Sigonella che in altre amministrazioni pubbliche, al fine di poter prendere visione ed informazioni su eventuali ditte o società disponibili alla vendita, consultare il quotidiano Sole 24 Ore, nel quale trovare un gruppo di inserzioni che potessero suscitare il mio interesse. Dopo un'attenta e oculata cernita, ne scelsi qualcuna dove trovavo un riscontro alle mie disponibilità economiche. Fatto ciò, mi recai a Roma al fine di poter prendere informazioni più precise riguardanti le ditte prescelte presso il Ministero competente. Approfittai di tale situazione per invitare due ragazze conosciute precedentemente in Romania, che in quel periodo occasionalmente si trovavano a Catania, così da poter conciliare l'utile al dilettevole e, per così dire, consentirmi un dolce viaggio di lavoro. Partimmo da Catania, destinazione Roma, con una Volvo 460 intestata alla ditta Sages e quindi in uso anche a me. Arrivata a Roma la prima mattinata utile, mi recai presso il Ministero dei Lavori Pubblici per attingere le informazioni sulle ditte o società su cui avevo prestato attenzione. Fatto ciò, volli dedicare il rimanente tempo alle mie amiche e quindi ad una vacanza di piacere a Roma. A tale scopo, oltre alle tante mete da me programmate, mi recai presso un mio amico di nome Riccardo Menichetti, lo stesso è proprietario di una scuderia all'ippodromo da Capannelle, luogo che spesso frequentavo per appagare la mia grande passione per i cavalli. E il mio desiderio, signor Presidente, è far luce in tutti i punti oscuri delle varie vicende poste in essere come contestazioni di ipotetici reati da me commessi. Mi rendo conto nello stesso tempo, man mano che scrivo, che per poter raccontare tutte le cose successe a Roma in quei giorni probabilmente non basterebbe un intero notes. Ritengo però necessario scrivere questo memoriale perché sono certo della mia intenzione di fare dichiarazione spontanea, ma purtroppo per il mio handicap accentuato a balbuzie sono consapevole che non sarò capace, per così dire, di parlare a lungo, anche perché, conoscendomi, sono certo che l'emozione sarà la causa essenziale e scatenante di questo mio impedimento. È per questo che cercherò di racchiudere tutto nella memoria più sintetica possibile, anche per evitare tante difficoltà e imbarazzi, sicuramente non piacevoli. Sarà però cosa per me tanto gradita, qualora non fosse sufficiente ed esplicativo questo mio scritto, se la signoria vostra mi farà domande sui vari punti dove possa minimamente affacciarsi l'ombra della incertezza. Ritornando al racconto della vicenda, ho da fare alcune precisazioni essenziali e importanti nell'attività probatoria posta in atto dalla pubblica accusa. Ho precedentemente accennato all'auto con cui mi sono recato, anzi ci siamo recati a Roma, cioè alla Volvo 460 di colore rosso. In quest'auto, e non nella Mercedes indicato dal collaborante, sarebbe stato posto il più volte citato borsone che a dire del signor collaborante dovevano essere riposte le svariate armi. Vera è l'esistenza di questo famigerato borsone. Ricordo benissimo che sistemai il borsone nel sedile posteriore dell'auto perché quest'auto aveva la leva d'apertura all'interno stesso, essendo questa leva di apertura guasta, non poteva aprire il cofano posteriore, quindi dovetti necessariamente riporre il borsone al sedile posteriore. Nella necessità di dover lasciare l'auto incustodita con il borsone a vista nel sedile posteriore, scesi il borsone all'auto e chiesi al mio amico Menichetti di poterlo custodire all'interno della mia scuderia, della sua scuderia, scusate. Ricordo pure che, a parte il borsone, ero in possesso una valigetta 48 ore dove erano riposti i miei indumenti e effetti personali, mentre nel borsone erano riposti gli indumenti delle mie amiche e non le molteplici armi oggetto di contestazione. Adesso desidero spiegare
il perché portai sia il borsone contenente gli indumenti della mia amica che la mia 48 ore presso il mio amico Menichetti. Quando arrivai a Roma, prendemmo alloggio presso un antico albergo sito tra la via Appianova e via Veneto. Essendo in periodo di alta stagione, il portiere dell'albergo mi disse che poteva affittarmi la stanza per uno o due giorni, avendo già precedenti prenotazioni. Quindi alla fine del periodo indicato e stabilito abbiamo dovuto lasciare la stanza prima delle ore 12 del giorno stesso. Tale giorno avevo promesso alle mie amiche che l'avevo portata a visitare i castelli romani, il lago di Albano e quello di Narni, ed una strada particolarissima, non so se la signora vostra ne è a conoscenza, dove esiste una salita che per una forza di gravità naturale provoca reazioni contrarie. Salendo si scende, scendendo si sale. Ora, come la signora vostra probabilmente saprà, per recarsi al centro di Roma, dal centro di Roma ai castelli romani, bisogna necessariamente percorrere la via Appia Nuova e quindi passare proprio davanti all'ippodromo alle capannelle. Essendo lì ci fermammo alle scuderie per vedere se il mio amico Riccardo Menichetti fosse ancora là, per invitarlo a pranzo con noi. Chiedemmo all'ingresso al posto di guardia, mi asserirono che Menichetti si trovava alla scuderia, al che lasciai le ragazze in macchina, diedi il mio documento di riconoscimento alla guardia per farmi entrare, il quale dopo avermi registrato mi diede il pass d'ingresso. Entrando partai con me sia il borsone che la 48 ore. Questo sia per fare spazio all'interno dell'auto a qualora il Menichetti fosse venuto con noi, che per togliere, come già detto prima, dalla vista i predetti bagagli, tengo a precisare che è un predetto periodo, erano stati posti in essere attentati presso vari ippodromi d'Italia, quindi era aumentata la sorveglianza anzi era uno stato di allarme. Essendo circa le ore 13 le scuderie a quell'ora quasi in deserto, la guardia all'ingresso vuole prendere visione del contenuto dei bagagli. Giunta a piedi in scuderia, perché vedo accedere con mezzi non autorizzati, dal mio amico gli dissi se voleva venire a pranzare con noi. Lui mi rispose che non poteva perché doveva partire la volta di Napoli, perché aveva la corsa all'ippodromo di Agnano. Pregai così il mio amico di poter lasciare i bagagli in scuderia da lui, dicendogli che al rientro dai castelli li avrei ritirati. Trascorso tutto l'intero pomeriggio ai castelli, in serata ritornai all'ippodromo per riprendere i bagagli. In scuderia non trovai nessuno, trovai la chiave della selleria sulla finestra che mi aveva indicato precedentemente il Menichetti, così presi i bagagli e mi avviai verso l'uscita dove la guardia a quell'ora di turno volle visionare il contenuto dei predetti. Andando via imboccando il raccordo anulare presi la direzione Euro, dove trovai alloggio in un altro albergo per poter trascorrere altri due giorni a Roma. Durante questi due giorni ci sentimmo e ci vedemmo ripetutamente, sia telefonicamente che di persona, con il Menichetti, al fine di trascorrere qualche giornata insieme. Ricordo bene che in uno di questi giorni accompagnai il Menichetti all'imbarcadero dei traghetti Civitavecchia Sardegna, dove lui si recò con un van con dei cavalli dentro che doveva mandare non so a chi in Sardegna. Posteggiato il van dentro il traghetto, facemmo ritorno insieme sulla mia auto alla volta di Roma. Il giorno prima della fine della mia permanenza a Roma, io in compagnia delle mie amiche, del Menichetti e della mia fidanzata ci recammo all'ippodromo di Grosseto, dove si disputavano delle corse in notturna. Ricordo che ci recammo a Grosseto perché il Menichetti, oltre ad avere i suoi cavalli in corsa, montava lui stesso in alcune corse. Fu proprio in una di queste che un altro fantino di nome Leonardo Viti di Siena, nostro amico comune, cadde da cavallo riportando serie contusioni. Preciso questi particolari perché è stato proprio a Grosseto, dove io vidi per l'ennesima volta due persone, e i miei sospetti nel fatto di essere penato sono diventate definitivamente certezze dopo la lettura degli atti processuali relativi al processo cosiddetto di Ale Ionio, in cui sono imputato per associazione per delinquere di stampo mafioso, già incontrate precedentemente all'imbarcadero di Civitavecchia, al lago di Albano e anche all'interno dell'ippodromo da Capannelle. Il giorno stesso che io depositai il borsone alla 48 ore. Tengo a precisare che in questo giorno alle capannelle le persone erano quattro, precisamente due che poi non ci vidi più, si avvicinarono a me chiedendomi delle informazioni per una fantomatica scuderia di proprietà di una persona che io non avevo mai sentito nominare. Questi sono i fatti accaduti. Il resto appartiene esclusivamente alla perversa volontà calunniatrice di chi ha scelto il mestiere ben remunerato di collaborante.
dalla nota al promemoria allego anche l'incarico conferito al, e ho già parlato di quello che so, l'incarico conferito all'investigatore privato, proprio su tutte queste circostanze, cioè su Capannelle, se c'è una guardia all'ingresso, se c'è. Quando avevo già fatto le richieste l'altro giorno, avevo detto che mi riservavo di produrre i documenti qualora ne avesse avuto la disponibilità, che mi dovrebbe spedire l'investigatore privato cui abbiamo dato incarico. Dico, allego anche l'incarico, la copia dell'incarico dato all'investigatore privato, se poi sarà necessario lo sentiamo, oppure se con l'accordo delle parti potremmo acquisire anche gli eventuali accertamenti fatti. Il pubblico ministero è in grado di, oppure sospendiamo l'udienza, come preferisci. Meglio che sospendiamo, mi si dice. No, Presidente, abbiamo nel frattempo raccolto le nostre idee, i nostri appunti. Salvo che appunto non ci siano esigenze. Le esigenze sono che se il pubblico ministero controduce ora, poi la pausa non la facciamo, perché praticamente dobbiamo guardarci il verbale. Allora facciamo prima 10 minuti di pausa, poi rientriamo, sentiamo e vediamo se intanto è arrivato l'avvocato Calì e tutto quanto. Giuramento, sì. Consapevole della responsabilità morale e giudicabile, assumo. Tieni al microfono se metti il signor De Palo. Assumo disposizione di impegni di tutta la verità, secondaria non nascondere. Conoscenza. Non nascondere nulla di quanto è sua conoscenza, dicalo giuro, signor Di Paolo. Signor Di Paolo, dicalo giuro. Sì, le sue generalità, lei è il signor? Di Paolo Lascio. Si deve avvicinare al microfono. Di Paolo Lascio. Nato dove, signor Di Paolo? A Catania. Quando? 10/5/52. Risiede a Catania? No, ad Aci Castello. In via? Via Teodoro numero 5. Ora l'avvocato Calì, che è alla sua sinistra, deve fare le domande, lei deve rispondere secondo verità. Sì. Signor Di Paola, lei è legato da rapporti di parentela di Paola Rocco? È mio fratello. Di Paola? No. È imputato di reato connesso? Ah? Ah, avvertire il teste della facoltà di non rispondere come fratello. Ho interrotto il prosieguo del mio esame proprio per dare perché alla corte questa possibilità. Sì, è quindi lei per questo suo rapporto che c'è con un imputato in procedimento connesso con questo che stiamo celebrando ha anche facoltà di non sottoporsi, di non fare la testimonianza. Presidente, credo che addirittura sia imputato in questo processo. In questo processo Di Paola, nostro imputato nostro è. No, Di Paola Rocco, tra l'altro. Di Paola, Cattassi. Aria pulita, ogni volta. E il fratello di Paola Rocco. Va bene, creato. Di Paola Rocco. Sì, scusi Presidente. L'anno scorso, ogni anno diventerebbe insomma eccessivo. Sei nell'anno. Vabbè che ci sono altri esempi. Ha capito che vuole rispondere alle domande che io le rivolgerò. Cioè, ha la facoltà di fare la testimonianza o anche di non farla, capito? Proprio perché è fratello di Rocco e quindi quello che lei dice può anche andare a danno, ma così astrattamente, in ipotesi, può andare a danno anche di suo fratello. Per questo la legge le consente di non fare la testimonianza. E la sua valutazione, la sua scelta di fare la testimonianza oppure no? Se io ricordo quello che mi chiede, posso rispondere, va bene. Allora,
Faccia la domanda, avvocato. Signor Di Paola, lei ha beni immobili, ha una casa di sua proprietà? Sì. Vuole dire in quale comune si trova questa casa? A Reggio Castello. Vuole dire le modalità alla corte dell'acquisto di questa casa? Mia madre. Sua madre, cioè lei l'ha ricevuta per eredità di sua madre? No, l'ha comprata mia madre e mi ha indestato a me. Io ero più piccolo, siamo 10 figli e io sono più piccolo. Allora, l'ha comprata sua madre, l'ha intestata a lei. Vuole dire in che anno sua madre l'ha comprata? Ma la casa ha 20 anni. Quindi è stata acquistata 20 anni addietro? E lei è tuttora abitante in questa casa da Cicastello? Sì. Senta, lei si è occupato anche dell'acquisto di altre case ad Acicastello? No, io personalmente no. La domanda è rivolta a lei, cioè se è stato lei, no, appunto? No, 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 completamente no. Lei che lavoro fa, signor Di Paola? Io per adesso sono disoccupato. Lei in passato si è occupato dell'acquisto o della vendita di case? No, no. Acquisto di case, no. Lei conosce Domenico Zucchero? Podas. Lei ricorda in passato se ha avuto motivi di affari o rapporti di natura economica o consegne di somme di denaro a Domenico Zucchero? No, no. Lei ricorda quando fu acquistata la casa da parte di sua madre 20 anni addietro, come fu pagata la casa? Mutuare. Ha 1 o 2 anni che ho smesso di pagare il mutuo bancario. Non ho altre domande, Presidente, grazie. Ci sono domande per il test? Sì. Lei che lavoro svolge? Per adesso sono disoccupato. Nel passato ha mai lavorato? Ah? Prima ha mai lavorato? Sì. Che lavoro faceva? Prima c'avevamo una salumeria, poi sono un anno e mezzo, 2 anni, e ero in una cooperativa di pulizia, adesso Castello. Le scuole, asili, questo. Senta, la casa di cui le è stato chiesto poc'anzi, quella di sua madre, quella sì, della sua madre, sì. È la stessa dove abita adesso? Sì, abito io e mia madre che ha 86 anni, siamo soli. Siete soli. E c'ha... figli. Senta, lei un certo Tropea lo conosce? Come? Un certo Tropea, una persona che si chiama Tropea. Completamente. E non conosce neanche una persona, come le è stato chiesto poc'anzi, che si chiama Zucchero? Può darsi che lo conosco di vista, ma sì, mi sembra un nome che conosco, ma se non lo vedo può darsi che siamo preso un caffè, ma non lo so. Così, senta, la salumeria dove si trovava? In viale De Rotolo 46, dove c'era la vennetta, alle spalle di De Rotolo. Sì. Senta, lei la casa di Acicastello, sì, ha garage? Sì. Ed è proprio vicino alla casa, al garage? Certo, vicino alla casa. Lei o sua madre siete proprietari di altri garage? No, no, completamente no. E dove si trova esattamente da Acicastello questa casa? Dove c'è il banaio? Molto prima, prima per andare a Figarazzi c'è una traversa sulla strada Nazionale. Sulla Nazionale. Sì. Senta, come sono i suoi rapporti con suo fratello Rocco? Niente, chiusi. Chiusi per quale motivo? Motivo perché così si sanno i motivi, si sanno. Sì, sì, sì. Cioè, si sa, non dia per scontato nulla, qual è il motivo per cui... Per quale motivo non ha rapporti con suo fratello? Ma lui ha la sua strada, la sua vita, io ho la mia, io ho mia madre, devo badare a mia madre. Lui ha la sua strada, la sua famiglia, le sue cose, io ho la mia.
Lei sa che suo fratello è collaboratore di giustizia? Sì, lo so, purtroppo, ma non ci posso fare niente. Ha detto purtroppo? Purtroppo. Purtroppo perché? Perché ognuno di noi abbiamo la nostra strada. C'è chi è malato, c'è chi sta bene, c'è chi è malato. Questo, cosa ci posso fare? Senta, lei ha avuto procedimenti penali, mai ha avuto a che fare con la giustizia? Mai. Mai. Senta, quando ha saputo di questo problema di suo fratello, cioè che è diventato collaboratore di giustizia, le è stato chiesto di allontanarsi dalla Sicilia? No, a me no, no. Anzi, ho avuto una minaccia con il maresciallo di carabinieri dei 5 Stelle, lo sa, una busta con un proiettile, una cosa. Abbiamo finito, Presidente. Dare assunto. Okay. E allora, prima che ci scordiamo, c'è il signor Fede, sì, si deve ordinare l'accompagnamento della signora Vigneto Laura per l'udienza di martedì prossimo, sarebbe giorno 23, mi pare. Ora pomeridiano. Eh? 23 pomeriggio, sì, c'era già uno, mi pare, per 23 pomeriggio, sì, e questo qui sono due. Poi sempre prima che me ne dimentichi, questa è una cosa che mi sono dimenticato da tempo, mi ha scritto una lettera il signor Salvatore Conservo. Io la metto agli atti di causa perché a disposizione di coloro ai quali possa eventualmente interessare. Franchini, Pubblico Ministero, ha la parola. Presidente, scusi, sì. Solo un attimo, per l'accompagnamento alla destra, sarà probabilmente citata. Mi dicono che c'è una velata e non ha fatto pervenire nessuna giustificazione. Io vorrei, Presidente, lì vuole portare a braccio. No, non è se si assume quest'onere, noi in senso figurato sì, in senso stretto no, Presidente. In senso figurato sì, potrei assumermi di portarla a braccio, in senso lato, in senso stretto no. No, vorrei, Presidente, evitare che la testa sia presa dai carabinieri. Rinuncio eventualmente, mi impegno io, se può venire, di farla, se no rinuncio alla testa. Vorrei. Allora, si revoca l'ordine di accompagnamento. Se è possibile, cercherò di farlo a Cisarino, se no rinuncio, se non dovesse venire. Dichiaro da questo momento a rinunziare. Sempre per martedì pomeriggio. Bene. Presidente, mi scusi, il programma di domani. Dunque, signori, i programmi futuri. Programmi futuri sarebbero i seguenti. Se noi stasera riusciamo a sciogliere l'ordinanza sulle richieste istruttorie, domani potremmo anche fare a meno di fare udienza. Perché si dovrebbe andare alla settimana prossima per raccogliere le prove eventualmente da discutere. La settimana prossima dovrebbe essere dedicata a raccogliere queste prove e la settimana successiva all'interrogatorio degli imputati. C'è un'altra cosa che voglio dire, però siamo un po' pochi, vuol dire che avrete cura di... Siccome siamo al momento cruciale del processo e quello in cui dobbiamo stabilire anche un programma e dobbiamo formulare delle ipotesi di lavoro, mi pare che a questo punto le ragioni che a suo tempo imposero una certa unione e separazione di processi in relazione a un'attività istruttoria da compiere, poiché questa è venuta a compimento o sta per venire a compimento,
Conseguentemente quelle ragioni sono venute a cessare. Si potrebbe, come ipotesi, procedere nel senso della separazione di quelle posizioni per cui la prova già è evidente, per cui si può sciogliere un giudizio, è evidente, voglio dire, in cui la prova è completa, ecco, per quello che c'è stato, non ha bisogno di ulteriori approfondimenti. E decidere queste posizioni. Ora, indicativamente, le posizioni da poter di cui si può rimandare l'esame è quella degli imputati che hanno anche imputazioni nell'altro processo. Quindi si dovrebbe, se si dovesse scegliere questa via, si dovrebbero separare quelle posizioni per riunirle al processo per gli omicidi in modo da poter giudicare questi imputati in maniera globale, unitaria. Un'altra ipotesi, un altro stralcio che si potrebbe fare, un'altra separazione, riguarda gli imputati che sono a piede libero, perché questo ci consentirebbe di snellire in misura notevole i tempi della discussione. Bisogna pure considerare, tornando al primo lotto, diciamo così, di imputati, quelli che hanno imputazione di omicidio, eccetera, che in massima parte si tratta di quelle persone per cui il materiale probatorio che è stato accumulato in tutti questi mesi è più oneroso e più ponderoso da esaminare per tutti quanti, per le parti che dovranno fare adottare le loro conclusioni e per la Corte che dovrà esaminare questo materiale ai fini della decisione. Un'altra posizione, cioè su questa ipotesi di lavoro, ci pensate da qui a martedì, ci fate sapere la vostra opinione, lo dite anche ai colleghi. A questo punto mi pare che possiamo andare a procedere oltre, se il pubblico ministero ci dà il suo parere. È stata chiesta da un difensore l'acquisizione dei tabulati, eventuali tabulati relativi al traffico in entrata e in uscita su apparecchi cellulari in uso a collaboratori di giustizia. E ciò servirebbe al fine di dimostrare eventuali contatti fra gli stessi e trarne conseguenze in merito alla credibilità dei medesimi. È stato chiesto, ex articolo 507, del codice di procedura penale, ritenendo tale tipo di accertamento quindi necessario e stimolando la Corte ad accedere alla tesi difensiva in tal senso. Questo tipo di indagine deve partire da un presupposto che certamente sicuro non è e che a propria volta dovrebbe essere oggetto di indagine, cioè il verificare se i collaboratori di giustizia sentiti in questo processo abbiano o meno la disponibilità di un apparato cellulare. Indagine esplorativa, estremamente complessa, che va fra l'altro a cozzare di fronte a grossi problemi anche in ordine alla sicurezza dei collaboranti stessi. È a tutti noto, o comunque dovrebbe esserlo, che i collaboratori di giustizia che sottoscrivono un programma di protezione non possono esporre o comunque indicare il proprio nome né in ogni occasione in cui potrebbero avere contatti col pubblico, e certamente non potrebbero stipulare con il proprio nome contratti relativi ad apparati cellulari, e questo sarebbe già il primo problema che si porrebbe al fine della individuazione dell'apparato stesso.
Fra l'altro in molti programmi è prevista la possibilità di avere il nome di copertura e certamente laddove dovesse essere stipulato un contratto con nome di copertura concesso al collaborante, non sarebbe possibile che lo stesso nome venisse a conoscenza di altri, perché si avrebbe la immediata violazione della norma e della regola che era stata fissata. Fra l'altro lo stesso problema si porrebbe non solo per apparati cellulari ma anche per eventuali utenze fisse installate in abitazioni messe a disposizione dei collaboranti dallo Stato, che certamente non risultano intestate ai collaboratori di giustizia e che comunque determinerebbero, laddove dovessero essere evidenziate, l'individuazione del luogo e della località segreta. E quindi il problema di compiere una così complessa attività esplorativa va a cozzare con quello che è il requisito perché possa essere disposto un accertamento di questo tipo ex articolo 507, e quindi il pubblico ministero non ritiene possibile che la Corte possa accedere a una simile richiesta o comunque possa ritenere necessario un accertamento di questo tipo. Era stato anche chiesto, se mal non ricordo, sempre da parte dello stesso difensore che aveva posto il problema, l'acquisizione di informazioni in merito a eventuali peggioramenti o comunque modifiche di un programma di protezione, comunque dei programmi di protezione relativi a ciascun collaborante. Forse non era a conoscenza del difensore che i programmi o permangono e vengono di volta in volta valutate le esigenze che presuppongono la concessione del programma stesso oppure vengono revocati, cioè non c'è né un miglioramento né un peggioramento del programma, e quindi sotto questo profilo basta l'indicazione che la persona in questione sia collaboratore di giustizia per dare per scontato, o che è stato chiesto dall'ufficio del pubblico ministero l'assunzione o l'approvazione di un programma secondo determinate prospettive che vengono fatte anche dall'ufficio del pubblico ministero, oppure il programma è già stato approvato e quindi è in vigore. Cioè una qualsiasi decisione negativa certamente comporterebbe porterebbe soltanto ad una conclusione, cioè che quella persona non è un collaboratore di giustizia, così come è avvenuto, se ricordate, con il Farina Domenico. Quindi sotto questo profilo il pubblico ministero chiede il rigetto delle istanze difensive poste in tal senso. Intervengo con riferimento alla richiesta che è stata sollevata dalla difesa in merito alle richieste di risentire, di riesaminare alcuni collaboratori di giustizia che sono stati via via indicati. Addirittura qualche difensore ha chiesto l'esame di tutti i collaboratori di giustizia che erano stati esaminati con riguardo al tema delle nuove contestazioni che sono state fatte agli imputati. Il problema è strettamente connesso alla lettura che si deve dare della sentenza della Corte Costituzionale del 3 giugno del 1992 che, come è noto, ha modificato l'articolo 519 che richiamava l'articolo 507. In definitiva, la sentenza della Corte Costituzionale ha determinato un recupero del diritto alla prova fuori dai limiti di cui all'articolo 507, che come è noto fondava la ammissione delle prove sotto il criterio della assoluta necessità di procedere appunto alle nuove prove. Sembrerebbe un ritorno in definitiva allo schema di cui all'articolo 190 del codice di procedura penale, cioè del diritto alla prova,
sotto quel parametro della non assoluta, della non manifesta irrilevanza o superfluità della prova. In effetti dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale si delinea un criterio che è leggermente diverso da quello tout court dell'articolo 190, nel senso cioè che i limiti alla ammissione della prova sotto il profilo della rilevanza discenderanno automaticamente dal grado di conoscenza che il giudice nel frattempo ha acquisito sul materiale che via via è stato sottoposto alla sua attenzione. In definitiva, non ci troviamo di fronte ad un giudice che non conosce, come quello che avevamo all'inizio del dibattimento, ma abbiamo un giudice che già conosce una parte, e direi una parte notevole, se siamo quasi alla fine dell'istruttoria. Ovviamente questo criterio della maggiore conoscenza del giudice è anche un criterio che trova il suo corrispettivo, il suo corrispondente, nel grado che via via di maggiore consapevolezza che la stessa difesa dell'imputato ha acquisito. In definitiva ci troviamo di fronte ad un limite che non è quello di cui è l'articolo 190, e di questo ne dobbiamo tener conto per alcune conclusioni. Ma io credo che bisogna tener conto, per alcune conclusioni sulle quali poi mi soffermerò, ma io ritengo che bisogna tener presente, dal punto di vista sistematico, la distinzione che il codice ha voluto porre tra le nuove prove nella dizione di cui è l'articolo 519 o 507 e la dizione nuova assunzione della stessa prova che invece è disciplinata da altra norma. Io credo che se il legislatore ha fatto riferimento a questa distinzione, evidentemente un motivo ci deve essere. E difatti l'articolo 495 del codice di procedura penale prevede l'ipotesi della acquisizione di verbali di prove di altro procedimento e la possibilità dell'esame delle persone che hanno reso quelle dichiarazioni, e prevede che il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova di altro procedimento. Nel caso di specie noi ci troviamo di fronte a prove che sono state acquisite nell'ambito dello stesso procedimento, e cioè un'ipotesi leggermente diversa da quella di cui è l'articolo 495, che a nostro modo di vedere impone un criterio leggermente diverso e più riduttivo ancora. Voglio dire che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state oggetto di attenzione sicuramente da parte della difesa nel momento in cui quelle dichiarazioni venivano rese. E non c'è dubbio che la contestazione costituisce un momento dinamico del processo, proprio perché è espressamente prevista la possibilità di procedere a nuove contestazioni nella forma di cui l'articolo 506 o 507, e addirittura nell'ipotesi in cui si verificano certi presupposti, non addirittura, o comunque c'è la possibilità che si proceda
con le forme ordinarie. Voglio dire che la difesa assiste nel momento in cui si forma alla prova, assiste al momento genetico di formazione della prova e ha la possibilità di interloquire. È una sua strategia quella di farlo subito nel momento in cui si forma la prova, oppure di aspettare che la prova si formi per poi eventualmente farlo in un'altra sede. Ma quando lo facesse in un'altra sede, ovviamente la regola di ammissione della prova non può essere la stessa, non può essere cioè quella di cui è l'articolo 190. E in fondo lo stesso legislatore, laddove regola l'acquisizione della prova di altro procedimento di cui è l'articolo 495 del codice di procedura penale, richiama non soltanto l'articolo 190 del codice di procedura penale, ma richiama anche l'articolo 190 bis del codice di procedura penale, cioè dire quell'articolo che regola l'ipotesi della acquisizione di prove di altro procedimento quando queste prove provengono appunto dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. In tal caso la prova è ammessa solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario. E allora quello che sembrava un recupero dell'articolo 190 si deve fare i conti con la disposizione di cui è l'articolo 190 bis, che regola appunto la possibilità dell'acquisizione dell'esame dei collaboratori di giustizia per i reati indicati nell'articolo 51,3 bis solo nell'ipotesi in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario. E qui il problema si complica ancor di più, perché vi sono delle ipotesi in cui, e la lettura dei verbali sarà decisiva per illuminare sull'orientamento della Corte, vi sono ipotesi in cui il difensore si è pienamente difeso, il difensore nell'interesse dell'imputato ovviamente, si è pienamente difeso controesaminando attraverso uno strumento che a ben guardare è più incisivo dell'esame diretto, dell'esame fatto e richiesto, perché attraverso il controesame il difensore dell'imputato ha avuto la possibilità di fare tutte quelle domande suggestive, di fare tutte quelle domande che teoricamente servono a screditare l'attendibilità intrinseca o estrinseca del teste stesso. E quindi di fronte a quelle ipotesi, e ve ne sono tante nell'ambito di questo processo, in cui la dichiarazione del collaboratore di giustizia non soltanto è stata preceduta da altre dichiarazioni sullo stesso tema che poi hanno portato i pubblici ministeri a formulare la contestazione suppletiva, ma addirittura è stato oggetto di un puntuale controesame, e ciò dimostra ancor più, ritornando solo per un attimo a quello che si è detto ieri, all'impegno che è stato profuso in questo processo da parte della difesa, ciò dimostra che la difesa ha pienamente giocato le sue carte in merito alla posizione. In definitiva, riesaminare i collaboratori di giustizia, laddove gli stessi sono stati controesaminati e in modo pregnante, puntuale e comunque diffuso da parte della difesa, costituirebbe uno strumento puramente defaticatorio
che certamente non corrisponde a fini di giustizia, almeno io ritengo, ma tenderebbe soltanto a prolungare inutilmente il tempo di questo processo. Discorso diverso è, ma non troppo, per quelle ipotesi in cui il difensore, per una strategia di cui soltanto lui è arbitro, ma di cui in qualche modo bisogna trarne le dovute conseguenze, ha ritenuto di non difendersi o comunque di non controesaminare il collaboratore di giustizia sulle ipotesi accusatorie. E allora a questo punto certamente non potrà neppure essere invocato l'articolo 190, perché, ripeto, la prova si è formata davanti agli occhi del difensore e del suo imputato, quando soprattutto, ripeto, le dichiarazioni dei collaboratori sono state diverse. E difatti la contestazione suppletiva è stata mossa soltanto nei confronti di quelle persone imputate per le quali ci siamo trovati a esaminare diverse dichiarazioni. Allora in questo caso certamente non potrebbe essere, e mi avvio alla conclusione, il criterio quello di cui è l'articolo 190, ma sarà il criterio di cui è l'articolo 507, cioè soltanto nell'ipotesi assolutamente necessaria, e sarà la Corte, nel pieno della sua valutazione, di cui ovviamente darà conto nell'ordinanza, in quella che sarà la sentenza di questo processo, che dovrà dire tutte le volte in cui l'esame del collaboratore di giustizia già esaminato dal pubblico ministero e non controesaminato dalla difesa, e ripeto sono ipotesi residuali, sia assolutamente necessario per ricostruire il quadro probatorio nei confronti dell'imputato. Ho concluso, grazie.